Arnautovic è un nuovo giocatore dell'Inter, ritorno alle origini per lui che era già stato all'Inter in passato quando ci fu l'anno del triplete, però senza mai vincere, però senza mai giocare. E adesso ritorna come terza o quarta punta. Sì, un'ottima punta, ma non può essere la sola per Inzaghi, perché l'Inter secondo me dovrebbe cedere e piazzare anche Correa. E prendere un'altra punta perché non puoi rimanere con un attacco con Lautaro, Thuram, Arnautovic e Correa. Correa deve fare le valigie e deve prenderne un altro. Adesso non so se è Balogun, che mi pare molto difficile a quanto mi risulta, però almeno un'altra punta se c'è di Correa la devi prendere, è obbligatorio. Prima di iniziare a parlare, però, like, commenti, iscrizioni, condivisioni e campanellina, cose importantissime che voi ci mettete poco per farle, quindi fatele che vi costano poco. E con 5 semplici clic e 5 semplici cose da fare, rimanete aggiornati sul canale a 360 gradi. Quindi che aspettate, fatelo. Noi iniziamo a parlare. Una punta che sarà andato, che ci è stato sondato negli ultimi giorni, l'Inter ha chiuso una trattativa flash. 8 milioni più 2 di bonus al Bologna, quindi 10 milioni al Bologna. Il giocatore firmerà per 2 stagioni. Sinceramente è scelta di Inzaghi, quindi se farà male prendetevela con lui. Però sinceramente tanti tifosi lo stanno facendo passare per un giocatore come che ormai è vecchio, è finito, non ha più niente da dare al calcio, quando poi non è così. Perché Arnautovic al Bologna ha fatto benissimo, ha dato tanta esperienza, tanti gol, tanto contributo lì in attacco. Quindi non vedo perché non possa darlo anche all'Inter, porterà tanta esperienza, porterà gol anche quando servono, e poi se uno dei due là davanti dovesse mancare per qualche problema oppure per fare turnover, secondo me Arnautovic è più che perfetto, è un'ottima punta. E quindi dicono alcuni che tifosi che lo fanno passare per un giocatore finito, non ascoltateli perché non è assolutamente così. Arnautovic ha ancora tanto da dare. Poi certo, Arnautovic è buono, sì, è un ottimo attaccante come riserva, però non deve essere solo lui, e la cosa è chiara. La cosa è chiara perché non puoi restare con Lautaro, Thuram, Arnautovic e Correa, perché comunque tu ti devi liberare di Correa che con Inzaghi non ha mai convinto, nonostante fosse il suo pupillo all'Inter tra infortuni vari e problemi inserirsi, non ha mai fatto bene, quindi devi cederlo Correa. Da qualche parte dovrai piazzarlo e devi prendere un'altra punta. Assolutamente deve essere così, però, perché sennò se è solo Arnautovic non mi convincerebbe tanto il reparto dell'Inter. Quindi si deve cedere anche Correa e prendere un'altra punta. Assolutamente. Però non ascoltate quei tifosi che dicono che Arnautovic sia un giocatore finito. Non è assolutamente così. È un'ottima riserva, Arnautovic c'è ancora tanto da dare, eventualmente per il turnover o se uno dei due là davanti dovesse mancare, è perfetto. Poi, diamo i voti, per finire diamo i voti. Voto rapporto qualità calciatori, do un bel 8,5 perché Arnautovic è da tanta sostanza e tanti gol lì in attacco. Voto rapporto qualità prezzo, 10 milioni ci sta, gli darei un bel 7,5-8, 7,5, 7,5. Questa è la mia opinione su Arnautovic, che è un nuovo giocatore dell'Inter. Se volete, ditemi la vostra qui sotto nei commenti, lasciate like ed iscrivetevi al canale e noi ci becchiamo con un prossimo video. Visto che sono finite le amichevoli, ci concentriamo poi sul calciomercato e poi Serie A. Bella.